Benvenuti, bentornati ciao a tutti in questa quinta parte di Scribblenauts Unlimited. Partiamo subito e andiamo a vedere cosa ci aspetta quest'oggi. Come potete ricordarvi, avevamo staccato qua. Oddio, ah, ecco, siamo alla fattoria. E andiamo subito nel mappamondo Moppo Moppo Manda. Andiamo velocemente, velocemente, linea di sotto, santo asterisco. Vediamo, aspetta, qui che cosa? 1 e 5, 1 e 7. Ok, andiamo a santo asterisco. Let's go! Benvenuto a santo asterisco. Ok, un elicottero, ok, blu e rosso. Un cuore. Ok. Va bene, perfetto. Ok, cose parecchio strane. Allora, vediamo, partiamo subito, vediamo cosa gradirebbe la signorina. Crea qualcosa per aiutarmi a eseguire l'operazione. Ma non c'è niente di più utile di una cuffia. Beh, certo, non serve la cuffia. Allora facciamo, dai, bisturi. Perfetto, perfetto, ovviamente, capito? Mi sembra pure giusto, mi sembra pure giusto, capito? Cioè, armatevi di bisturi, date un colpetto al vostro paziente, è risolto! Starà bene in men che non si dica. Ok, facciamo subito la missione della... Però aspettate un attimo, vado troppo lento. Allora, aggettivo, perfetto, velocissimo. Ok, ed eccolo qui, il nostro super campione di corsa e Formula 1, lui che gareggia a piedi contro Michael Schumacher e Barrichello, ed eccolo lì che sorpassa. Ok, basta. Dottore in servizio, aiuta i pazienti che arrivano all'ospedale. No problem. Vai, partiamo subito. Mi soffio il naso. Aiuta i pazienti trasportati all'ospedale Santo Asterisco. Un attimo. Perfetto. Anche io soffro di soffio il nasofilia. Allora, che cos'ha questo gatto? Che devo fare? Questo omicino sta da cani, crea qualcosa per curarlo. Un gomitolo gommoso. Un gomitolo gommoso zuccherato. Visto ragazzi? Visto? State vedendo? State vedendo? Sapete quanti gatti ho cur... Perché? Perché una dentiera? Deve essere un mal di denti! Chiamate il dentista! Perché? Ma non ha senso! Le dentiere non vanno all'ospedale! È tutto... No, veramente, mi sembra un gioco troll. Certo, capito, un catorcio. Vediamo che cos'è. Il robot è rotto. Aiuta a farlo funzionare di nuovo. Perfetto, ragazzi. Il dentista ripara le dentiere e l'elettricista il robot. Mi sembra pure giusto. Ancora, che c'è stavolta? Ah, certo, un libro di testo. Ah, un libro marrone incrinato. Ah, la storia è incompleta. Dov'è l'ultimo capitolo? Ma sì, vai, chiamiamolo scrittore. Beh, oramai. Perfetto, risolto. Perciò, ragazzi, se avete un libro che sta male, cioè chiamate uno scrittore, risolverà tutto. Perché una macchina? Ma perché? Sembra che qualcosa sia rotto sotto il cofano. E mi sembra giusto. Chiamiamo il meccanico, oramai. Io non sto facendo niente, ragazzi. Cioè, io non sto facendo nulla, io sto chiamando soltanto persone che aggiustano, cioè... Perfetto. Starite! Sì! Dottore in servizio, complete! Totale starite 9, perfetto, perfetto, perfetto. Let's go, andiamo avanti, saliamo... Oddio, ma sono velocissimo! Sono velocissimo, ho un'aura potentissima! Anzi no, ho un'aura velocissima! Ok, saliamo di piano. Vediamo cosa... Cioè, oddio, un clown. Un clown che ride.
Però sta morendo. Aiutami a ridere di nuovo. Va bene. Crea oggetto. Vediamo. Calamaro. Niente più divertente di questo. Ma dai, a me fa ridere! Vabbè, no, in effetti non è proprio... Cioè, non ha molto senso. Oddio! Il calamare impazzito! Il calamare... Oddio! Che cos'hai? Che cos'hai? Va bene, ok, vai via. Va bene, ok, facciamo così che è la migliore cosa. Dobbiamo essere veloci. Felice. No. Perché non ride? Ok, va bene, ragazzi, chiamiamo un comico. Perfetto. Ok. Ok, va bene. Questo episodio sarà... Ok, tu vai via, non mi serve più. Tanto lui oramai è felice. Ok, ragazzi, ma spero davvero che questa cosa, cioè questa qua, abbia un sellino. Perché se questa cosa non ha un sellino... Va bene, andiamo. Saliamo sopra. Anche perché non si può salire sotto. Ok, c'è un cuore che insegue le persone. Ma che cazzo? Ma che... Oddio, c'è un templare di Assassin's Creed. Allora, aspetta, chi era? Non ho visto la signora. Vediamo, che hai? Che c'è? Che c'è? Arresta l'attacco cardiaco. Arresta l'attacco cardiaco. Cioè, arresta l'attacco cardiaco? Senza parole. Tanto oramai. Perfetto. Vai, chirurgo. Ok, perfetto, sei inutile. Chiamiamo un dottore. Sì, vai. Chiamiamo un esteopata. Vabbè, l'estetista. Vai, oramai, facciamo tutto. Perfetto. Ok, l'estetista no. Chiamiamo un... Come faccio a curare un attacco cardiaco? No, 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 no. Allora, tu. Ok, risolto. Ok, perfetto, ragazzi, abbiamo risolto con l'attacco... l'effibrillatore. Allora, vediamo, andiamo subito avanti. Vediamo cosa vuole questo medico. Vediamo subito, subito, subito. Però fatti cliccare che mi stai facendo perdere tempo. Ho bisogno di nuove apparecchiature per l'ospedale. Questo di qua. Cioè, è famosissimo. Oramai risolve tutto in tutti i video, perciò. Perfetto. Oramai ho risolto mille cose col defibrillatore. Ok, io sto morendo. Saliamo su. Perché fanno le gare? Non possono fare le gare. Va bene. Vedere qualcosa con i colori della mia squadra mi motiverebbe a vincere la corsa. Perfetto. Cosa potrebbe? Qualcosa di blu, qualcosa di blu, qualcosa di blu. Oddio! Che cos'è? Il puffino! Accarezziamo. E il puffino è contento! Lo accarezza, signore e signori, in testa! Let's go! Ok, basta. Riaccarezziamolo. Ma che sono tenero. Oh my god, sono veramente tenerissimo. Aggiungi aggettivo. Blu. Ma che cazzo. Tutto ciò non ha senso. Perché? Ok, va bene, ragazzi. Vedere un puffino blu l'ha reso... No, ragazzi, per favore, spiegatemi. Spiegatemi, va bene, andiamo via. Allora, siamo a 5 su 7. Vediamo cosa vuole la signora. Ho dimenticato ciò che dovevo consegnare al trapiantato. Come puoi scordarlo? Che poi ora non ci penserei più. L'hai dimenticato? Perfetto, problema risolto, è morto. Allora, vediamo cosa vuole la cicogna. Non ricordo più cosa devo consegnare. Puoi aiutarmi? Ah, vabbè, non ti preoccupare, vai. Guardate il lato positivo, due morti. Perché due imbecilli come... Andate via. Allora. Ma te, ma consegnaci un rene. Ma che cazzo? Ah, pensavo se lo fosse mangiato. Oddio. Ecco, tu consegni un polmone. Tanto oramai. Ecco.
Non vuoi un polmone? Tieni un cuore. Organo interno. Non vuoi il cuore? Oddio, è volato via un polmone. Vuoi anche tu il rene? E tieni il rene. Non vuoi il rene? Che cazzo vuoi? Non ricordo più cosa devo consegnare. Poi aiuto. Ah, vero, che la cicogna che consegna ste cose. Ma porca di... Tu un neonato devi consegnare. Neonato. Ok. Tieni, consegna. Oddio! Ha rapito il neonato! Ora chiede il riscatto! Oddio! Ok, ragazzi, ho appena consegnato un neonato a una cicogna killer. Ok, mentre buttiamo il cuore dal tetto. Ok, ragazzi. Mamma mia, ma quanto bello è lanciare cuori dalla finestra. Allora, ragazzi, dai. Abbiamo finito l'ospedale. Vediamo a quanti minuti siamo di video. 10 minuti, ragazzi. E quest'oggi vi consegnerò un video di 10 minuti. Dai, non vi assillerò. Spero tanto che... Vediamo, mi voglio buttare. Ok, corriamo nell'aria. Ok, va bene, basta fare il coglione, ovvero quello che faccio sempre. Comunque dai, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, soprattutto che... niente ragazzi, grazie per aver guardato questo video. Mettete... Beh, se volete, cioè non vi costringo... Mettetelo! Non vi costringo. Se volete, commentate, mettete un mi piace e magari iscrivetevi al canale, perché più iscritti avrò, più mi sento spronato a fare video. Certo, perché ovviamente se tipo c'è una persona che mi segue e dice bravo, bravo amici, fai video, però è uno, cioè che li faccia fare, c'è uno solo, cioè perdo tempo, cioè non è che perdo tempo, però in questo senso ragazzi, voi aiutate me e io vi carrello video che dovete chiamare un videopata per risolvere il problema. Comunque, detto questo, ragazzi, chiudiamo. Grazie per aver visto il quinto episodio. Ci vedremo al sesto episodio di Scribblenauts. Bye bye, ragazzi.